Buongiorno, buongiorno a vostro nome, sono venuto alla macchinetta del caffè, eccolo qua, vediamo un po', qui c'è proprio scritto. Niente, vi voglio raccontare una storia, questo è carino, questa cosa qua. Ve le faccio vedere velocemente, tanto per farvi vedere che non sono alle Bahamas con quei soldi delle donazioni, perché c'è sempre chi pensa che con le donazioni io sia plurimega fanta miliardario, ma posso assicurare, non è così. Volevo raccontare una storia. Io volevo dirvi che non sono un vampiro, però vabbè, mi piacerebbe anche a volte stare un po' di notte a giro per strada, in base a. E no, ve lo dico perché mi è stata raccontata una storia che vabbè, a stare in strada probabilmente le storie ne raccontano tante. Ogni tanto mi arrivano, le sento, ve le racconto io. Mi hanno raccontato che esistono i vampiri, esistono davvero, e che ti danno 1.000 euro se gli dai 1 litro di sangue. Io ho chiesto dove devo andare per dare 1 litro di sangue a un vampiro, lui mi dà 1.000 euro, e mi hanno detto no, è illegale. Va detto, non può, cioè non si può sempre dire cose, è illegale. Però il vampiro mi ha detto no, vabbè, ma che vuol dire, ma se non ne ha bisogno. Sì, vabbè, ma c'è. Vabbè, comunque esiste, si può fare, non è illegale. Si può fare, c'è una trafila da fare magari, però insomma, è una trafila, non è una fila, è una trafila, e però lo puoi fare. Io sto cercando di informarmi dove dare 1 litro di sangue, però non riesco a trovare un posto. I vampiri me lo stanno chiedendo, mi hanno detto mi danno 1.000 euro. Io mi auguro che so, boh, non lo so se si può fare, penso di sì, di farlo. Però volevo tranquillizzarvi, no, in base a, sono sempre le macchinette del caffè, la riquadriamo un attimo. Volevo tranquillizzarvi sul fatto che, aspettate un po' perché qui mi viene diversa, sul fatto che non sono un vampiro. Sì, mi piacerebbe uscire le notte e fare delle passeggiate, però stando sempre al solito posto, perché la mensa è vicina, la mensa dei poveri dove dormo io, ora cancella base A. Però so, mi piace passeggiare di notte, ma non sono un vampiro, non vi preoccupate, se mi vedete di notte tenete le mani a freno, ora cancella base A. E niente, io chiudo qua questo video perché insomma diventa un po' noioso, un po' sciocco base A. E niente, boh. Un po', questo è il cappellino, in realtà un berretto, non so, vabbè, insomma, basta, è finito il video. Tutto il resto, non lo so. Niente, fate voi e fa vedere un po', perché qui tutte le volte è la solita storia, sempre la solita storia. E volevo farvi vedere, vediamo se ce la fa a farvi vedere certe cose. Volevo farvi vedere il colore di quest'auto, è molto carino il colore, no? Un po' piccolina forse. E niente, qui c'è la pasticceria, no, qui c'è venda alle chiavi. Sempre le solite cose, purtroppo funziona così. E ricordatevelo sempre che io non ho nessun potere, cioè non andate a scrivere che a Homeless il re è questo e quell'altro, cioè non ha più potere di me. No, sicuramente un mozzicone di sigarette, di mozzicone ha più potere di me, perché insomma chi fuma. Vabbè, buona giornata se potete, beati voi che potete.